In nome di Dio e in nome di questo popolo sofferente, così abbiamo chiuso ieri con queste parole di Monsignor Romero la nostra riflessione sulla forza, sul coraggio, direi sulla parresia di questo pastore che è una luce in un contesto di oppressione, di violenza e di sofferenza. Ed è bello che lui chiede la cessazione della repressione, attenzione, non solo in nome di Dio, ma anche in nome del popolo e di questo popolo sofferente. Ma qualcuno mi ha chiesto, poiché mi ha anche scritto, a parte che potete trovare una infinità di libri su Romero, tra cui anche le sue ultime omelie, che sono state pubblicate dalla edizione Deoniana di Bologna e si chiama La Messa Incompiuta. Poi chiediamo al nostro tecnico di mandarvi la copertina. E dicevo, a parte che trovate tanti libri, tra cui anche queste ultime omelie, ma qualcuno, dicevo, mi ha chiesto, ma lui aveva paura di morire? Vedete, tutti questi, non solo pastori, ma anche gli eroi civili, per esempio penso a Falcone, a Borsellino, penso a Livatino, ma penso a tanti altri, no? Tutti si sono posti questo problema. Però ricordo sempre, se non vado errato, la frase di Borsellino che disse: chi ha paura muore tutti i giorni, chi non ha paura muore una volta solo. Allora vediamo come Romero affronta con coscienza l'idea di una morte violenta che poi purtroppo è avvenuta nei suoi confronti. E durante un ritiro, il suo ultimo ritiro prima di morire, il 25 febbraio, lui dice queste parole: mi costa accettare una morte violenta, pur sapendo che in queste circostanze è molto probabile. Chi vuol tenersi lontano dal pericolo, dirà poi nella sua ultima omelia, prima di essere ucciso, chi vuol tenersi lontano dal pericolo perderà la sua vita. Viceversa, chi si impegna per amore di Cristo al servizio del prossimo vivrà come il chicco di grano che muore, ma solo apparentemente muore. Se non morisse, rimarrebbe solo. Beh, che dire dinanzi a queste parole? Non le voglio commentare, perché vedete, se le commento le abbruttisco, ma mi colpisce la coscienza che ha di poter morire per il suo popolo. E questa deve essere la coscienza di ogni pastore, io direi di ogni uomo onesto, di ogni uomo che si batte per la giustizia, di ogni uomo che si batte per gli ultimi, per i diritti di chi non ha voce, essere disposti a dare la vita, ma non per diventare eroi, ma per diventare dei chicchi di grano. Perché vedete, quando Monsignor Romero è stato ucciso, qualcuno avrà pensato: bene, ce lo siamo tolti davanti. Così quando hanno ucciso Livatino, Borsellino, Falcone, eccetera, beh, non si è pensato che uccidendo queste persone non si è fatto altro che buttare dei semi nella terra macchiati di sangue, quindi macchiati di vita, che poi sono moltiplicati, hanno portato dei frutti, hanno cambiato la storia e il cuore e la coscienza di tanti uomini e di tante donne. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!